Un saluto a tutti i lettori di TechnoYouth da Pasquale e Dario. Quest'oggi effettueremo il TechnoYouth Weekly e vedremo le migliori notizie della settimana precedente. Iniziamo subito con ciò che vedrete alle nostre spalle, ovvero il Nokia Lumia 530 che abbiamo avuto modo di già vedere in un video nell'unboxing. Cercheremo di appunto di testarlo in questi giorni e vedere effettivamente come si comporta con i classici test che effettueremo. Ricordiamo che è un dispositivo low cost targato Nokia che ha un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Detto questo, passiamo un attimino la parola a Dario per ciò che riguarda i giochi. Nella settimana precedente abbiamo visto due notizie fondamentali, ovvero quella relativa a Minecraft che è stata acquistata da Microsoft per la modica cifra di 2,5 miliardi di dollari e le relative conseguenze a questo acquisto. Notch, il creatore di questo famoso indie game, infatti ha deciso di abbandonare il progetto, forse perché non era contento di come stesse andando l'acquisto oppure del suo prodotto che andava a finire in mani di Microsoft. Poi soprattutto dobbiamo vedere anche come diciamo andrà a finire la storia, cioè come se la gestirà Microsoft con questo nuovo acquisto. Infatti dovremmo vedere semplicemente se verrà trasformato, se diventerà un brand, se cambierà. Per adesso si sa solo che giungerà presso tutte le piattaforme, quindi il gioco diciamo già... gli aggiornamenti e il rilascio sarà per tutti, diciamo. Per tutti, infatti vediamo che il gioco sarà disponibile appunto per tutti quanti. Voi cosa ne pensate? Se siete contenti che Microsoft abbia acquistato questo fenomeno di questo indie game che ormai è diventato planetario, oppure non siete d'accordo? Fatecelo sapere semplicemente commentando questo articolo. L'altra notizia invece è relativa al completamento di Dark Souls 2. Ci abbiamo messo un po' per completare questo gioco perché è veramente impossibile, merita la fama di uno dei giochi più difficili della storia, anche se rispetto al primo capitolo che abbiamo provato e che la recensione la trovate sempre negli archivi del nostro sito, è leggermente più facile, siamo morti circa un centinaio di volte, mentre all'interno del primo eravamo morti molte più volte, dobbiamo dire. Completato, adesso ci apprestiamo a finire ancora una volta il gioco nella modalità ancora più difficile, in cui manteniamo sempre gli stessi oggetti, l'esperienza acquisita però è ancora più complesso, con nemici nuovi e anche molto più forti. Quindi vi faremo sapere se riusciremo nell'impresa o meno. Poi ritorniamo ancora una volta alle altre notizie tecnologiche. Addentriamoci nella sezione Apple. Come avete visto in questi giorni abbiamo parlato molto di iPhone 6, iPhone 6 Plus e di iOS 8. Appunto per ciò che riguarda il nuovo aggiornamento di iOS abbiamo visto diverse problematiche per quanto riguarda iPhone 4S ed iPad 2, aggiornamento che ha rilasciato qualche problema a livello prestazionale, soprattutto per quanto riguarda la batteria o alcuni bug. Sul nostro articolo dedicato troverete alcune persone che hanno rilasciato diversi feedback che ci hanno permesso di capire che il lavoro effettuato da Apple, almeno per questi dispositivi, deve essere ancora ottimizzato. Quindi aspettiamo nel tempo che Apple rilasci qualche fix per permettere appunto una diciamo gestione ottimale del nuovo aggiornamento, un miglioramento per quanto riguarda questi due dispositivi che comunque sono datati tra virgolette. Per ciò che riguarda ancora iOS 8 abbiamo visto alcune novità dedicate al jailbreak di questo nuovo aggiornamento che è ancora in atto, stiamo attendendo alcune novità da parte degli hacker che ci lavorano di solito, quindi aspettiamo che vengano rilasciate ancora news e novità, tuttavia abbiamo racchiuso nel nostro articolo le ultime novità che questi ultimi hanno rilasciato in rete. L'ultima notizia la merita ovviamente Amazon, grazie alle sue offerte che vi proponiamo ogni settimana. Infatti questa volta parleremo di router, dispositivi che comunque ci permettono la connessione a DSL, ormai si trovano in ogni casa, ognuno che ha una connessione a DSL ha un router o un modem wifi, e abbiamo fatto una classifica generale dove abbiamo visto i migliori router con rapporto prezzo-prestazioni che comunque più potete, convenienti, sì, diciamo più convenienti, che potete acquistare senza grossi problemi. Logicamente abbiamo cercato di trovare i migliori, quindi date un'occhiata sicuramente all'articolo che troverete qualcosa che fa a caso vostro. Questo diciamo è il resoconto settimanale, speriamo nella prossima settimana di rinnovare la cosa o meglio essere più puntuali, perché dovrebbe essere una cosa domenicale, cercheremo di essere più precisi la prossima volta. Ci scusiamo. Per ora è tutto, un saluto da Pasquale e da Dario.
alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao.